Il Presidente del Consiglio regionale ha presieduto il 25 gennaio a Palazzo Lascaris la cerimonia di consegna del premio San Giovanni, assegnato dall'Associazione Piemontesa a personalità che hanno contribuito al prestigio di Torino e del Piemonte. Quest'anno è stato assegnato allo storico d'arte Gian Giorgio Massara, al professor Fiorenzo Gaita della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, al ciclista Franco Balmamion, al benefattore Angelo Marello e al presidente dell'Associazione Signores Aziende Fiat Filippo Beraudo di Pralormo. Con i rappresentanti delle istituzioni civili e militari sono intervenuti Gianduia, Andrea Flamini e Giacometta, Teresina De Petris e alcuni gruppi di figuranti in costume. Una giornata molto importante nella tradizione del Consiglio regionale, ancora una volta abbiamo ospitato il tradizionale premio di San Giovanni, sono state riconosciute le esperienze, ma soprattutto i valori di una vita professionale ed umana di cinque grandi piemontesi, ma credo che sia anche un riconoscimento a tutte le associazioni, alla cultura, alla tradizione piemontese, che peraltro erano presenti qui a Palazzo Lascaris e che ringrazio, ma soprattutto uno stimolo a guardare agli esempi di vita di questi grandi personaggi in un momento dove alla crisi economica si aggiunge sicuramente una crisi di valori ed ideali. Noi siamo orgogliosi come Associazione Piemontese di aver promosso questa iniziativa. Ci fa onore e fa onore anche ai premiati e a tutta la gente che partecipa, quelli in costume come noi, eccetera, che non vanno sottovalutati perché amano il Piemonte, ai Velubin e fanno molti sforzi per mantenere viva la cultura piemontese.